Il campo di intervento è il territorio di Boiano con la sua popolazione. La mission è quella di operare al meglio nel settore della protezione civile, dando aiuto concreto ed impegnandosi nel compito di supporto nelle problematiche sociali, ambientali e culturali. Questo è il percorso al centro dei tanti volontari dell'Associazione Molise Pubblica Assistenza, che da oggi hanno una loro adeguata sede nei locali di proprietà dell'amministrazione comunale di Boiano, al Palazzo 10 Settembre 1943, un luogo che è stata sede della Prefettura. Un momento importantissimo per il Comune di Boiano, perché erano anni che aspettavamo, proprio cercavamo di organizzare questo gruppo della protezione civile, quindi con una sua sede, e grazie devo dire all'impegno del nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Risi, che è stato capace di organizzare questo bel gruppo di volontari, di fare una convenzione con l'ANPA e di organizzare anche la sede. Questa è la sede, quella che stiamo organizzando oggi, è la sede amministrativa dove si tengono i corsi, si prepara il personale, si preparano i volontari. E poi avremo una sede che si sta preparando in questo momento, una sede operativa dove ci saranno le attrezzature, ci saranno le macchine che serviranno in caso, con tutti gli scongiuri possibili, in caso di calamità naturali o comunque in caso di problemi per la nostra città. E quindi era da tempo che si stava organizzando questo gruppo di protezione civile e ci siamo riusciti. Ripeto, però lo voglio sottolineare, grazie all'impegno del Presidente del Consiglio Giuseppe Risi, che davvero si è impegnato, ha profuso tanto lavoro e ci è riuscito. Quindi grazie a lui, grazie a tutti i volontari che già si sono iscritti, sono già diverse decine, e quindi io invito tra l'altro anche altri giovani, se vogliono, giovani e meno giovani, se vogliono a iscriversi a questo gruppo della protezione civile e quindi a dare, diciamo, il proprio contributo nel momento in cui ci dovesse essere bisogno.